Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo del Digital Health, nuovi scenari per gli assicuratori. E ne parliamo con Paolo Meciani, coordinatore InsurTech presso Assofintech e CEO di Bime Consulting. Benvenuto. Grazie, buonasera. Buonasera. Il settore sanitario è destinato a una profonda trasformazione in questi anni, una trasformazione che è dovuta al progresso nello studio delle nuove tecnologie con l'intelligenza artificiale che cambierà completamente il modo in cui si farà prevenzione e si cureranno le malattie, la vita si allunga e quindi appunto c'è una prospettiva, ci sono prospettive completamente diverse che rivoluzionano tutto il modo di affrontare il settore sanitario. Vediamo in questo settore sanitario in completa trasformazione quali spazi possono ottenere le assicurazioni. Sentiamo un po' la situazione, come si sta evolvendo. Allora, come prima cosa, secondo me dobbiamo partire dall'aspetto più importante che è quanto viviamo. In questo senso abbiamo notizie molto positive. Su base europea, negli ultimi 15 anni l'aspettativa di vita è migliorata, è salita di ben 5 anni, da 72 a 77 anni, quindi un dato molto positivo. Un altro dato meno seguito ma interessante è quanto viviamo in salute, quindi quanti sono gli anni in cui noi viviamo senza o malattie o infortuni. E anche qua, a livello europeo siamo migliorati di ben 4 anni, quindi una situazione molto positiva. Poi noi siamo curiosi, diciamo, ma noi come italiani come siamo messi? Siamo messi molto bene come aspettativa di vita, quindi siamo molto longevi, siamo i secondi in Europa. Invece molto meno bene a livello di aspettativa di vita in salute. Quindi possiamo dire che noi come italiani viviamo tanto, ma purtroppo non viviamo così tanto in salute. E quindi un elemento sul quale fare delle riflessioni, sia complessive a livello di sistema sanitario, ma anche a livello di offerte e soluzioni privatistiche. In tutto questo le assicurazioni come si stanno muovendo? Allora, l'assicurazione sta tenendo conto di un altro aspetto fondamentale, che è quello rappresentato dalle patologie croniche. Il grosso, degli italiani, addirittura 24 milioni, è affetto da almeno una patologia cronica. E ben 12 milioni e mezzo da almeno due patologie croniche, quindi numeri molto importanti. Abbiamo 10 milioni di ipertesi, quasi 10 milioni di persone con artrosi o artrite, più di 3 milioni di diabetici e 2 milioni di persone con malattie cardiovascolari. Quindi questa enorme massa di persone deve essere seguita, costa carissimo seguirli, lo Stato spende 70 miliardi all'anno per gestirli. E quello che è molto interessante è che questo in realtà è un dato positivo. Perché noi vivendo più a lungo negli anni, per più tempo siamo in vita con delle patologie croniche. Quindi questa è una dinamica che è comune a tutti gli stati. A livello mondiale l'OMS prevede a breve che l'80% delle risorse sanitarie di ogni paese vadano verso le patologie croniche. Per cui questo è un elemento importante. L'assicuratore cosa sta facendo adesso? Gradualmente si sta spostando da gestire l'assicurazione tradizionale o un rischio imprevisto, una soluzione alla quale devo dare risposta immediata, legata magari anche a catastrofi, e da qua si sta spostando a gestire patologie croniche, patologie che vanno seguite per anni, decenni, quindi dove c'è molta più programmazione e molta più necessità anche di prevenzione. Ecco, vediamo l'aspetto tecnologico, perché la tecnologia sta entrando in maniera dirompente in questo settore della salute. Sì, questo è affascinante. La tecnologia sta impazzendo nel mondo della salute. È il settore nel quale si investe di più. A livello mondiale abbiamo il massimo numero di start-up all'interno della salute e anche il massimo livello di capitali investiti. E quando si va a vedere nel dettaglio, queste soluzioni tecnologiche riguardano qualunque patologia, qualunque fase delle varie malattie. Quindi c'è una gamma veramente, veramente estesa. Se vogliamo cercare qualche elemento comune agli assicuratori, sicuramente abbiamo degli interventi legati all'intelligenza artificiale. Questa sta aiutando moltissimo, da un lato la relazione col paziente o l'assicurato, e poi anche nella gestione di aspetti amministrativi come sinistri. A livello di relazione cliente, già oggi, non stiamo parlando di fantascienza, ma già oggi alcune compagnie, penso a Zhongguan cinese, gestisce il 97% dei contatti col cliente con l'intelligenza artificiale. Quindi io parlo con una chat, parlo con un sistema vocale e non con una persona. Sono
Spesso viene usato per un primo dialogo, poi la diagnosi finale, dialogo successivo più in dettaglio, lo fa un operatore umano. Quello che si sta vedendo è anche l'utilizzo dei sistemi vocali. Cigni è un grande operatore internazionale, sta utilizzando i sistemi vocali basati su Alexa di Amazon per dialogare su oltre 150 dinamiche e patologie diverse. Quindi io parlo con l'assistente vocale a casa in ufficio e ho risposta sulla mia patologia e poi anche su come usare il mio piano sanitario in maniera più efficace. Un'altra cosa molto interessante ci sono dei sistemi di triage addirittura vocali, per cui io parlo con l'assistente vocale delle mie malattie e lui mi identifica verso quale specialista andare. Quindi insomma è un modo completamente differente. E tra gli altri i nuovi device, anche i telefonini, i cellulari, gli orologi, permetteranno ai pazienti di essere completamente in continua osservazione e quindi anche con uno scambio di dati. Assolutamente sì. I nuovi device chiamati indossabili, wearable, telefoni piuttosto che orologi, generano una quantità di dati impressionante perché permettono delle misurazioni in continuo. Quindi non faccio un'analisi ogni tanto, faccio una misurazione continua, addirittura anche l'ecocardiogramma. Per cui queste informazioni le uso o per avere delle indicazioni sullo stile di vita. Guarda, non hai camminato abbastanza oggi, dovresti fare più attività sportiva, piuttosto che per monitorare delle singole patologie, e quindi c'è chi è stato salvato, ha avuto la vita salvata grazie all'identificazione dei possibili accadimenti acuti, e quindi è andato subito al pronto soccorso per salvarsi. Quindi questo a livello di prevenzione è un passo avanti, notevole. È un passo avanti enorme. La prevenzione è un'area dove appunto gli stati fanno, a livello governativo, fanno fatica a essere presenti, perché diciamo, nonostante vari programmi, c'è ancora poca attività e in questo caso l'intelligenza artificiale può fare moltissimo, può dare indicazioni specifiche e anche qui l'indicazione è puntuale su di me, non è un'indicazione generica, alla tua età bisognerebbe fare un po' di attività sportiva, no, è su di me relativa ad oggi. Oggi tu dovresti fare più attività fisica perché ne hai fatta troppo poca. E io so come assicuratore, sono dei casi molto interessanti, di correlazioni tra quanta possibilità hai tu di ammalarti se fai questa attività o ne fai di più. Quindi diventa un rapporto molto stretto con il cliente che tra le altre darà anche tutti i propri dati riguardo alla salute in maniera costante con l'assicuratore. Sì, quello che cambia sicuramente è proprio il paradigma. Prima si lavorava, e ancora oggi diciamo comunque in parte, con dati complessivi generali relativi a una popolazione di assicurati. In questo caso io devo fidarmi del mio assicuratore, devo dargli tutte le informazioni che riguardano, diciamo, la mia salute, e anche in tempo reale, e lui li può utilizzare e analizzare a mio beneficio. Naturalmente l'assicuratore deve essere in grado di gestire questi dati. Infatti qui una scelta molto importante per l'assicuratore è se fare in autonomia queste cose oppure rivolgersi a qualche operatore, qualche startup, qualche, diciamo, operatore tecnologico che già sta facendo questo. Ecco, come operatori tecnologici, però, e come società tecnologiche o anche grandi multinazionali come Google si stanno buttando anche questi parecchio per investire in queste tecnologie e per cui per le assicurazioni ci sono dei grossi concorrenti in arrivo. Sì, assolutamente sì. Diciamo, il panorama è molto bello perché è assolutamente vario. Abbiamo questi operatori tecnologici, Google sicuramente è tra questi, forse quello che spende e investe maggiormente, acquisisce ogni anno una trentina di start-up in ambito salute, ha un numero elevatissimo di patent, quindi di brevetti in ambito salute. Ad esempio, Google ha fatto una scelta di essere molto non fare tanto wellness, quindi non tanto occuparsi del benessere, ma proprio di gestire specifiche patologie. Ha un sistema sviluppato con altri player, con Alcon, per vedere l'occhio e discernere in automatico con l'intelligenza artificiale i problemi relativi a una serie di patologie e hanno visto che riesce a lavorare meglio ormai degli oculisti. Per cui diciamo, Google ha scelto la strada di investire su una serie di patologie e spingere molto su queste, assolutamente. Per cui diventa adesso a questo punto importante per gli assicuratori anche costruire un ecosistema nel quale poter collaborare anche con fare altre partnership e non fare tutto direttamente, oppure come si stanno muovendo da questo punto di vista. Sì, l'ecosistema è sicuramente un aspetto nodale, uno deve valutare che ruolo vuole ricoprire. Se pigliare in carico
completamente o quota parte del percorso, diciamo, dalla prevenzione fino all'assistenza finale del paziente o solo una parte. Può valutare se appoggiarsi a una serie di fornitori esterni, provider esterni, quindi soggetti che hanno una competenza specifica in alcune specificità, oppure può anche fare partnership. Ci sono una serie di assicurazioni a livello mondiale che si stanno muovendo, entrando in vari paesi come partner di società locali. Quindi un esercizio da fare per l'assicuratore è monitorare con grandissima attenzione la situazione attuale, perché è in grande mutamento, fare probabilmente dei piani che non avranno un respiro temporale lunghissimo come si faceva in passato, perché è difficile oggi avere una stabilità di 5-10 anni come orizzonte temporale, e sicuramente entrare con decisione quando si vuole fare un tipo di esercizio, non fare un tentativo per farlo, ma investire con decisione. Quindi un aspetto di cui si era già accennato prima è il fatto che sempre di più le persone dialogheranno con le macchine, con i robot e non tanto diciamo, con gli assistenti umani, quindi ci sarà una voce robotizzata anche per quanto riguarda poi anche la cura delle malattie con l'avanzare dell'intelligenza artificiale. Quindi questo per quanto riguarda le polizze sanitarie, che cosa cambierà nella distribuzione delle polizze sanitarie? Diciamo, abbiamo due mondi. Da un lato abbiamo la distribuzione, appunto. Oggi i prodotti sanitari sono distribuiti, se pensiamo al mercato italiano, in larga parte da intermediari assicurativi, quindi primariamente agenti, diciamo, piuttosto che broker, però è il veicolo di distribuzione principale. Nel momento in cui attivo degli ecosistemi, l'ecosistema per natura ha delle relazioni digitali, principalmente digitali, con i miei assicurati o le persone per le quali io erogo dei servizi. Per cui in questo caso saranno gli ecosistemi a generare delle relazioni e anche l'attività commerciale di fatto delle attività assicurative. Quindi saranno gestite a livello più automatico o automatizzato, e questo anche nella raccolta dei dati e nella gestione dei dati. Sì, diciamo, la parte dei dati forse anche a livello di ecosistema è una delle parti più delicate e quella che spesso ha creato difficoltà nella più rapida espansione di queste tecnologie. Pensiamo all'ospedale: un ospedale è pieno di reparti, uno diverso dall'altro, con delle piccole banche dati separate una dall'altra e spesso non parlano. Quindi io che sono un assicuratore devo riuscire ad avere tutti questi dati integrati per poter utilizzare l'intelligenza artificiale. Io poi non seguo un ospedale, seguo tanti ospedali, tante cliniche e tanti professionisti. Per cui la sfida non è tanto trovare l'algoritmo più intelligente che discerne una patologia, quella sfida spesso la può fare uno specialista, diciamo, uno specialista che riesce a capire con l'intelligenza artificiale da un'ecografia se c'è una patologia o meno, ma la sfida organizzativa per l'assicuratore è riuscire ad avere le informazioni. Che dovrà decidere anche quelle se averle per conto proprio, averle che Esatto. arrivano da altri partnership e poi metterle insieme, quindi comunque lavorare in una piattaforma aperta. Assolutamente. Diciamo, sono vari tipi di scelte. Gestire i dati è sempre complesso, poi bisogna garantire degli standard sempre più elevati, per cui non è semplice. Pensiamo a Amazon. Amazon ha avuto successo grazie alla fiducia che si è guadagnata in 20 anni di lavoro. Un operatore salute deve fare lo stesso percorso, deve guadagnarsi fiducia anche nella gestione dei dati. E vediamo i nuovi spazi invece che si possono creare per le assicurazioni. Allora, abbiamo parlato di prevenzione, vediamo nell'assistenza, ma anche diciamo, possono esserci anche altre fasi del settore sanitario che Certo. possono interessare agli assicuratori, vediamo quali. Diciamo, abbiamo il percorso, appunto, andiamo dalla prevenzione, poi c'è la fase di diagnosi, dove si cerca di essere più rapidi possibili, gestione della terapia e assistenza. L'assistenza, appunto, dicevamo che è un settore anche quello poco seguito, ci sono poche soluzioni. Se noi pensiamo alla nostra vita, i nostri cari, quando abbiamo dei problemi, abbiamo un anziano in famiglia, è sempre difficile riuscire a seguirlo. Un sistema tradizionale basato su assistenza infermieristica o medica ha dei costi spesso non gestibili, quindi diciamo non è un percorso che riesce a dare grandi risposte. Oggi la tecnologia dà delle risposte sempre più promettenti e sempre più utilizzate. I sistemi, diciamo, possono passare da capire se un anziano è caduto in casa a
avere dei sistemi di monitoraggio per sapere appunto se è sdraiato per terra, piuttosto che sistemi di telediagnosi, telemedicina, quindi da remoto posso disquisire con il centro. Il centro di un sistema salute sta diventando e diventerà sempre più come il centro di una torre di controllo, cioè di una serie di operatori che monitorano un elevatissimo numero di soggetti ai quali si dà servizio per vedere se ci sono dei segnali di allarme e quindi dover intervenire. Poi sono sistemi sempre più sofisticati da gestire chi ha l'Alzheimer, per cui se un anziano esce di casa l'Alzheimer lo si riesce a reindirizzare con una serie di messaggistiche che lui ha registrato nel tempo, per cui riesce a ritrovare la strada di casa, eccetera. Quindi ci sono tantissime modalità per dare supporto. Ecco, vediamo la parte invece della prevenzione, che magari l'approfondiamo un pochino di più, perché è quella che interesserà moltissimo le compagnie, anche per pagare poi meno riscatti, cioè fare una prevenzione accurata, diciamo, poi dopo porta a un esborso minore. Assolutamente. E in questo le compagnie sono decise a investire e a organizzarsi, in quale maniera? Allora, come abbiamo già parecchie iniziative anche in Italia in ambito prevenzione. La prevenzione alla fine vuol dire da un lato la componente alimentare, la componente movimento, muoversi e attività, diciamo, sportiva. Diciamo, questi sono i grossi pilastri all'interno dei quali ci muoviamo. E l'assicuratore può giocare un ruolo assolutamente primario. Dicevo prima, le patologie croniche sono quelle più diffuse, quindi l'obiettivo è prevenire queste patologie o degli stati intermedi come l'obesità, che poi facilitano a loro volta l'insorgere di queste patologie croniche. Per cui quello che viene fatto è dare questi dispositivi wearable per monitorare in tempo reale l'attività che uno svolge. E l'attività di incentivo, questa è una leva molto importante, diciamo. Si sta sviluppando una conoscenza molto spinta su come riuscire a incentivare una persona in un percorso, diciamo, di virtuosismo come stile di vita. Addirittura ci sono statistiche che dicono se uno ha l'Apple Watch numero 3 o 4, come cambia l'impegno e l'ingaggio avendo un device un po' diverso dall'altro, per cui uno è più nuovo, quindi è più motivato a seguire le indicazioni date a quell'orologio. Quindi si arriva ad avere una sofisticazione molto spinta di queste informazioni. Quindi da questo punto di vista i dati personali poi creeranno un rapporto strettissimo tra l'assicuratore e la persona stessa, perché sarà comunque un dialogo continuo per potergli prevenire l'insorgere di patologie. Assolutamente sì, un'osservazione giustissima, perché facciamo sempre il raffronto con Amazon è un negozio online, compravo libri, adesso compro di tutto, mi fido perché consegna in tempo la merce sostanzialmente, poi si è messa a fare una serie di attività complementari. Se parlo di salute, questo ha un valore per me ancora maggiore, per cui se io riesco a posizionarmi come assicuratore come un player affidabile, che dà servizi innovativi e dà risposte a delle esigenze alle quali nessuno mi dava prima risposta. Ho un anziano a casa, riesco a fargli parlare col dermatologo all'istante, senza o se l'Alzheimer, so che in qualche modo posso dargli un supporto. A questo punto guadagna la mia fiducia, devo mantenerla nel tempo, e un'opportunità anche ovviamente per tutte le altre linee di business. Quindi la competizione forte si giocherà proprio su riuscire a creare questa fiducia, perché è una fiducia che poi si conquista e ci si prende il cliente in maniera, diciamo, anche per lungo tempo. Sì, è difficile immaginare che una persona soddisfatta di un certo tipo di servizio in ambito salute facilmente voglia spostarsi verso un altro player, assolutamente. Per cui a quel punto la fedeltà di questo tipo di cliente è molto maggiore rispetto ad altre linee di business assicurative. Ecco, se dovessimo vedere le prossime sfide, quali vede quelle più forti nei prossimi Ma anni? diciamo la sfida principale è il fatto che cambia il DNA dell'assicurazione salute. Divento da un assicuratore che offre un prodotto assicurativo uguale per tutti, quindi un prodotto medio con dati statistici attuariali, a un assicuratore che se ha 1 milione di clienti li gestisce in 1 milione di modi totalmente differenti. Questo vuol dire che chi fa marketing, chi fa information technology, chi fa operation, chi fa logistica, chi gestisce sinistri, chi fa IT, tutti devono lavorare in maniera completamente diversa. Quindi vuol dire quasi immaginare un'azienda completamente nuova che riesce a lavorare
in queste modalità. Quindi questa è una grande sfida. L'altra sfida che dicevo prima è più di natura, diciamo, normativa, regolamentare, valutare come garantire equità in un mondo dove si va a premiare chi è più virtuoso, quindi in maniera inevitabile vado a penalizzare chi virtuoso non lo è. Trovare delle modalità, diciamo, normative, regolamentari, che siano dei cuscinetti, trovare delle forme in grado di... E anche questo le assicurazioni possono conquistarsi un ruolo che magari garantirebbe anche una maggiore fiducia. Assolutamente, sì. Il ruolo di trust, di fiducia diventa molto più importante di prima. Non devo solo ridarti soldi a fronte di un sinistro, devo fare in modo primariamente che tu non ti ammali, e questo è l'altra opportunità per una compagnia, è passare da essere un'azienda di prodotto, ho tante polizze, a un'azienda di servizi connotata da un unico aspetto magari. Io posso diventare il soggetto che non ti fa ammalare, che fa prevenzione. Posso anche, diciamo, muovermi anche in termini di marketing in maniera nuova rispetto al passato. Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ringrazio molto Paolo Meciani, coordinatore InsurTech presso Asso FinTech e CEO di Bime Consulting, e arrivederci tutti alla prossima puntata qui sulle fonti TV New Insurance.